Babylon Berlin è una serie poliziesca noir ambientata nella Repubblica di Weimar. Ambientata a Berlino nel 1929, la serie si basa sulla popolare serie di libri thriller di Volker Kutscher, il cui personaggio principale è l'ispettore investigativo Gereon Rath. Gereon è poco più di trentenne, è un membro ben educato delle forze di polizia di Colonia e un veterano di combattimento della Prima Guerra Mondiale. Soffre di disturbo post-traumatico da stress e si autocura segretamente quando situazioni di stress elevato gli generano tremori incontrollabili. Inizialmente si trova a Berlino perché suo padre, un alto funzionario delle forze di polizia di Colonia, lo ha trasferito al quartier generale della polizia a Berlino per dare la caccia ad alcuni pornografi che stanno ricattando vari politici con filmini in cui i politici stessi sono impegnati in atti sadomasochistici. E tra questi politici asseritamente ci sarebbe anche il sindaco di Colonia, Adenauer. Una volta risoltasi questa sottotrama, Gereon decide di rimanere a Berlino e si unisce alla squadra omicidi. Nelle sue indagini è aiutato da una giovane e fiera assistente di polizia di nome Charlotte Ritter, che è la prima donna ad entrare a far parte della squadra omicidi. Gereon è sotto l'ala protettiva dell'onesto e coraggioso questore August Benda, ma in seguito dovrà avere a che fare con politici ben più pericolosi. Ernst Gennat, il capo della polizia, è una figura storica effettivamente esistita. Era un brillante criminologo, fu il primo a creare il termine serial killer, a introdurre l'idea del profiling e a stabilire regole per evitare che si facessero, perdonate il termine, casini sulla scena del delitto. Quindi anche nella serie TV si vedono i poliziotti che iniziano ad indossare i guanti, a non camminare dove ci sono delle impronte, eccetera, eccetera. Era effettivamente chiamato il Buddha di Alexanderplatz, come nella serie, dai suoi colleghi, perché pesava circa 300 pounds. Quindi il soprannome che si sente attribuirgli nella serie Babylon Berlin è effettivamente il soprannome del personaggio storico. Il lavoro che inizialmente svolge Charlotte Ritter, cioè quello di catalogare le fotografie delle vittime di omicidio per creare un registro nazionale delle morti violente, fu un'effettiva idea di Gennat, e quindi si tratta di un'attività che venne effettivamente svolta sotto la sua direzione. August Benda è il questore della serie. È un ardente sostenitore del governo di Weimar, è onesto, caritatevole e di buon cuore come persona, ma è anche un investigatore implacabile e combatte contro coloro che complottano per rovesciare la Repubblica. Benda è anche ebreo e con la Re Germania che si precipita a capofitto verso l'oscuro futuro che sappiamo, è ovviamente un uomo segnato. A quei tempi gli ebrei non erano numerosi nella polizia e non vi fu alcun questore che si chiamasse August Benda, ma il capo della polizia politica di Berlino negli anni 20 era un ebreo di nome Bernard Weiss, che è probabilmente la figura storica su cui fu modellato il personaggio di August Benda in Babylon Berlin. Weiss era in effetti un membro del Partito Liberale ed ha svolto un ruolo centrale nel periodo di tensione politica che si ebbe durante la Repubblica di Weimar, in quanto era un convinto sostenitore della Repubblica Democratica contro ogni tipo di estremismo. Fin dall'inizio, infatti, la Repubblica fu attaccata da entrambi gli estremi dello spettro politico perché molti tedeschi opposero la nascita della nuova Repubblica oppure la appoggiarono formalmente ma senza reale convinzione. Weiss fu quindi uno dei pochi alti ufficiali a difendere lealmente la Repubblica. Dopo aver guidato la polizia politica, divenne capo di tutta la polizia nella capitale e fin dall'inizio portò un vento di modernità nella lotta contro il crimine. Quando nel 1926 il partito nazista decise di stabilirsi a Berlino, e fino ad allora infatti il movimento di Hitler aveva imperversato principalmente in Baviera, entrò in conflitto con Goebbels. Weiss si era infatti dedicato a rendere la polizia criminale uno strumento al servizio della democrazia parlamentare e quindi nel 1927 Weiss ordinò la chiusura della branca berlinese del partito nazista e nello stesso anno fece arrestare 500 membri del partito per appartenenza ad un'organizzazione illegale al loro ritorno da una manifestazione a Norimberga. Mentre era in carica, Weiss fu il bersaglio di una costante campagna di diffamazione organizzata da Goebbels, che allora era un importante attivista nazista e che in seguito fu ovviamente il ministro della propaganda del Reich.
Goebbels soprannominò Weiss Isidoro e la Repubblica di Weimar Repubblica degli Ebrei. Weiss fece quindi causa a Goebbels per diffamazione e vinse il caso. Goebbels, tuttavia, non si astenne dal perseverare nelle sue diffamazioni e Weiss, di converso, non si fece mai intimidire. Quindi, alla fine, Weiss fece causa a Goebbels più di 40 volte. In diverse occasioni, Weiss impedì a Goebbels di tenere discorsi alle riunioni naziste. Alla fine, Weiss fuggì dalla Germania pochi giorni prima che Hitler diventasse cancelliere. Alle forze di polizia di Weiss fu ordinato di arrestare il loro ex vice capo e Göring si offrì di pagare una ricompensa per chiunque avesse aiutato nella sua cattura. Le forze di polizia andarono quindi a cercare Weiss mentre lui e la figlia, Hilda, erano a casa dei suoi fratelli e sorelle. I parenti seppellirono Weiss nello scantinato sotto la catasta di carbone per impedire alle forze di polizia di scoprirlo. Tentarono queste ultime di prendere Hilda, ma lo zio e la zia affermarono che era loro figlia e quindi le forze di polizia se ne andarono. Un amico venne poi in aiuto di Weiss e lo portò fuori dal paese in Cecoslovacchia. Da lì Weiss si recò nel Regno Unito, dove aprì un'attività di stampa e cancelleria e dove visse il resto della sua vita. Dopo la fuga, Weiss fu privato della cittadinanza tedesca e nel 1951, poco prima di riacquistare la qualità di cittadino, morì di cancro a Londra. Nissen è, diciamo, il sostituto di fantasia del personaggio storico Fritz Thyssen, che con i colleghi industriali Friedrich Flick, Günther Quandt, Gustav e Alfred Krupp e altri erano i miliardari che tramavano contro la Repubblica di Weimar. In seguito sarebbero diventati la spina dorsale finanziaria dell'incombente regime di Hitler. Gering Rath è un personaggio immaginario, tuttavia in un'intervista a Radio Times, Volker Kuscher, cioè l'autore della serie di libri thriller che ha ispirato lo show, ha collegato l'ispettore di polizia all'autore tedesco Erich Kästner, affermando che Gering è un uomo del suo tempo, nato nel 1899, cioè lo stesso anno dello scrittore e poeta Erich Kästner. E in effetti possiamo notare alcune somiglianze tra i due, perché per esempio Kastner fu arruolato nell'esercito sassone nel 1917 e fu addestrato in un'unità di artiglieria pesante a Dresda. Non fu inviato al fronte, ma diciamo, l'addestramento spietato a cui venne sottoposto gli causò un problema cardiaco che gli durò tutta la vita, e qui vediamo il parallelismo con il disturbo di stress post-traumatico di cui soffre Gering Rath. Inoltre, come Gering, Kastner trascorse alcuni anni a Berlino, più o meno nello stesso periodo, cioè dal 1927 fino alla fine della Repubblica di Weimar nel 1933. E durante questo periodo, anche se Kastner ovviamente non era un detective, però scrisse romanzi polizieschi per bambini. Nell'autunno del 1928 pubblicò infatti il suo libro per bambini più noto, che vendette 2 milioni di copie nella sola Germania e che da allora è stato tradotto in 59 lingue. Il romanzo era insolito per l'epoca, in quanto, a differenza della maggior parte della letteratura per bambini del periodo, è ambientato nella Berlino contemporanea e non in un mondo da favola. Inoltre Kastner si astenne dal moralizzare, lasciando che le azioni dei personaggi parlassero da sole nel libro. Kastner si oppose al regime nazista, inoltre, e tuttavia, a differenza di molti altri autori critici con la dittatura, non lasciò il paese, sostenendo che in questo modo avrebbe potuto raccontare meglio gli eventi. In realtà, probabilmente voleva anche evitare di abbandonare sua madre. Fu interrogato più volte dalla Gestapo e la corporazione degli scrittori lo espulse e i nazisti bruciarono i suoi libri in quanto contrari allo spirito tedesco. Gli fu negata l'appartenenza alla nuova corporazione di scrittori nazionali controllata dai nazisti a causa di ciò che i suoi funzionari chiamavano l'atteggiamento culturalmente bolscevico nei suoi scritti prima del 1933. Si astenne dallo scrivere libri politici durante il regime nazista e dopo la fine della guerra si trasferì a Monaco, dove ricevette numerosi riconoscimenti, ma scrisse sempre meno a causa dei suoi problemi di alcolismo. Non si sposò mai, ma scrisse i suoi ultimi due libri per bambini per suo figlio Thomas, nato nel 1957. Morì di cancro il 29 luglio 1974. Karl Zorgebel era un politico socialdemocratico, capo della polizia di Colonia, Berlino e Dortmund. Nel 1933 fu messo sotto il controllo della polizia dai nazionalsocialisti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale,
lavorò come capo della Polizia di Stato e quindi anche in questo caso si tratta di un personaggio storico. Il dissidente giornalista austriaco Samuel Katelbach è un personaggio immaginario, tuttavia nello show egli è colui che ha scritto l'articolo che esponeva la vicenda della base aerea di Lipetsk ed è anche colui che menziona, diciamo così, di passaggio a Gereon Rath, il giornale di sinistra che si chiamava The World Stage. Ora, è un dato di fatto che venne mantenuta questa base aerea illegale a Lipetsk in Russia e che sostanzialmente era stato stabilito un accordo con i sovietici di modo che venissero addestrati i futuri piloti tedeschi insieme ai piloti sovietici in questa base dove avrebbero appunto ricevuto l'addestramento al combattimento. Quindi da un lato l'intenzione di ricostruire la Luftwaffe e dall'altro lato il know-how tecnico tedesco che i sovietici volevano. È anche un dato di fatto che il giornale The World Stage esistesse ed ebbe effettivamente un ruolo nell'esporre la questione della base aerea segreta, con l'articolo intitolato Shady Dealings in the Air del 1927. Nel 1931 il governo di Weimar accusò l'editore del giornale, Karl von Ossietzky, di tradimento e spionaggio per aver rivelato la base aerea di Lipetsk. Fu condannato e scontò 18 mesi di carcere prima di essere rilasciato in un'amnistia del 1932. Quando i nazisti presero il potere nel 1933, fu nuovamente arrestato e mandato in un campo di concentramento dove fu brutalmente torturato. Mentre continuava a soffrire nel campo, nel 1935 gli fu assegnato il premio Nobel per la pace, ma i nazisti proibirono ai giornali tedeschi di pubblicare notizie sul premio. Poco dopo che gli fu assegnato il Nobel, fu trasferito in un ospedale sotto ovviamente così il tutoraggio, diciamo, della Gestapo, però morì comunque nel 1938 a seguito di tutte le torture subite. Paul von Hindenburg, il presidente del Reich, è il personaggio che nella serie televisiva ha fermato il processo di August Benda contro l'esercito, o meglio, contro quei generali dell'esercito sospettati di violare il Trattato di Versailles, che era il trattato secondo cui la Germania rinunciava ad avere aerei militari in quanto era uscita sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale. Hindenburg è un vero personaggio storico, era effettivamente il presidente del Reich e tristemente è anche colui che nel 1933 nominerà Adolf Hitler cancelliere. Anche il ministro degli affari esteri francese Aristide Briand e il ministro degli affari esteri tedesco Gustav Stresemann erano vere e proprie figure storiche. Si incontrarono effettivamente a Berlino, anche se in realtà un paio d'anni dopo rispetto a quello che accade nella serie. Konrad Adenauer era un vero personaggio storico, era un devoto cattolico, non fu soltanto il sindaco di Colonia durante gli anni di Weimar, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu cofondatore e leader del partito di centrodestra, l'Unione Democratica Cristiana, CDU, cioè lo stesso partito dell'attuale cancelliera Angela Merkel. Adenauer fu anche il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca dal 49 al 63. E va da sé che il vero Adenauer non è mai stato ricattato per essere, diciamo, coinvolto in attività sadomaso e anche la serie TV alla fine mostra che il sindaco era innocente. Il sindaco di Berlino, Gustav Boss, è un personaggio storico ed è stato effettivamente coinvolto nello scandalo Sklarec, dove è stato accusato di aver preso tangenti enormi da tre ricchi fornitori di abbigliamento ebrei, i fratelli Sklarec, accusati di aver frodato la banca della città di Berlino. Gli attivisti nazisti hanno usato questa controversia per spingere la loro politica antisemita. Nella serie televisiva, la scena in cui il sindaco viene aggredito dai dimostranti nazisti è il primo assaggio di nazisti in uniforme, si trattava dell'uniforme quella marrone delle SA, nella serie appunto di Babylon Berlin.